La virtù della fortezza. La fortezza riguarda la capacità di persistere, di resistere nel compiere azioni buone, nel compiere il bene, in ogni situazione che incontriamo. La Chiesa Cattolica la definisce così. È la virtù morale che nelle difficoltà assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. A prima vista questa parola oggi risuona forse un po' antiquata e dobbiamo riconoscere che la usiamo abbastanza poco nel linguaggio ordinario. Però siamo convinti che di per sé indica una realtà che è molto attuale ai nostri giorni anche. Dire fortezza significa chiamare in causa quelle esperienze in cui sperimentiamo la paura e dobbiamo attivare il coraggio. Tutti abbiamo dei momenti di paura, di ansia, di angoscia. Tutti facciamo fatica e abbiamo delle tentazioni di ripugnanza, di disgusto dinanzi a certe esperienze che ci capitano. A volte siamo segnati dalla timidità, soprattutto in situazioni difficili. Spesso la paura ci impedisce proprio di compiere quello che sappiamo essere bene o giusto per noi. A volte ci impedisce neanche di esprimere il nostro parere. Oggi preferiamo usare dei termini conformismo, rispetto umano, ma in realtà queste parole indicano sempre l'esperienza della paura. Sono tipici atteggiamenti contrari alla virtù della fortezza. Ne possiamo indicare uno molto evidente. Laddove regna situazioni mafiose, dove regna la mafia, l'omertà, che è una forma di paura. Quindi il campo di azione della fortezza è molto ampio, perché si rivela indispensabile proprio dove si devono resistere di fronte a minacce, si devono superare paure, si deve affrontare la noia, il disgusto dell'esistenza per riuscire a mettere in atto il bene che ci fa bene. Ci sono diversi modi in cui possiamo vincere queste paure, mostrare il nostro coraggio. Può sembrare strano, ma la prima condizione è quella di riconoscere che siamo vulnerabili. È importante premettere che noi siamo forti, possiamo essere forti, fermi, coraggiosi e resistenti solo a partire dal fatto che siamo fragili. Lo siamo corporalmente, lo siamo psicologicamente. Abbiamo dentro di noi un fondo naturale di timore, di paura, un senso di disagio per quanto ci sforziamo di nascondere. Questa vulnerabilità, che può essere fisica o psicologica, è quindi parte della nostra natura umana. D'altra parte, se non ci riconosciamo vulnerabili, non riusciremo neanche ad attivare in noi il coraggio, a crescere nella fortezza. Saremo tentati di essere spavaldi, spacconi. Quindi forte, la persona forte è colui che sa di essere inizialmente debole, che prende coscienza di questa debolezza. Così che il primo passo della fortezza cristiana non è tanto di stringere i denti, ma di prendere consapevolezza in modo umile della propria debolezza. La situazione più grave da affrontare per l'uomo nella vita è il momento della morte, morte intesa come la madre di tutte le paure, ma è una paura che in un certo senso viene anticipata nella vita attraverso l'esperienza del dolore, della malattia, della disgrazia. Come pure ci ripugna affrontare le umiliazioni. Abbiamo paura delle accuse, delle calunnie, della solitudine, degli abbandoni, tutte situazioni in cui soffriamo
e dobbiamo affrontare in qualche modo. Ecco, la fortezza ci dà la capacità di guardare, di vivere queste situazioni gravi senza cadere in situazioni di panico, non perché non siano situazioni di male, lo sono tutte, magari molto gravi, ma perché le consideriamo in vista di un bene più grande, di una certezza più grande, di una forza più grande di noi. San Paolo descrive bene queste esperienze di fragilità quando dice che noi viviamo e siamo tribolati da ogni parte, sconvolti, perseguitati, colpiti, ma resistiamo affinché la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Quindi affrontiamo le esperienze di morte, ma avendo la fiducia in Dio, attivando la fortezza, e quindi non ci turbiamo nelle avversità e nemmeno di fronte alla morte. Ecco perché la fortezza cristiana, che perfeziona quella umana, naturale, è una grazia, cioè è un dono che ci viene dall'alto, che ricolma il nostro animo di pace là dove proprio la paura, lo sgomento rischierebbe di farci smarrire. Una grazia da chiedere con tanta umiltà, sapendo che non possiamo acquistarla con le nostre forze, perché siamo segnati dal peccato originale, dal compromesso, dall'egoismo. La fortezza porta a un abbandono a Dio nella pace. Abbandonarsi in pace a Dio e alla sua vittoria. Questo distende il cuore, nella pace della mente. La fortezza poi si manifesta come resistenza alle tentazioni della tristezza, della pigrizia, che ostacolano il compimento del bene, ci trattengono dal fare il bene. E questo lo sperimentiamo soprattutto nella quotidianità, in cui dobbiamo resistere nel compiere il nostro dovere, il nostro lavoro, nel fare il bene malgrado le tristezze, le fatiche fisiche, psicologiche, le situazioni di malinconia, quando sogniamo situazioni diverse da quelle in cui ci troviamo. Però dobbiamo resistere nel bene non solo quando ci sono questi nemici interni, ma quando i nemici vengono dall'esterno, dagli altri, attraverso per esempio le incomprensioni, le maldicenze, le strumentalizzazioni, le calunnie, eccetera. E la fortezza è necessaria soprattutto in questa nostra società che si mostra per molti aspetti debole, fiacca, paurosa, in cui istintivamente ci si spaventa di fronte alle prime difficoltà. Ma proprio nella quotidianità noi possiamo esprimere questa capacità di sopportare per amore con la grazia di Dio.